Torna dal 26 al 28 settembre la manifestazione Ravenna 2012 Lab e Lab. Tre giornate per parlare di sostenibilità ambientale con speaker di livello internazionale, accademici, giornalisti, formatori e artisti di strada. Il quinto anno di seguito Ravenna, una grandissima manifestazione che cresce anche quest'anno. Abbiamo un programma di 60 iniziative concentrate in 3 giorni, dal 26 settembre fino al 28, quindi la prossima settimana. Abbiamo 2.000 tecnici che vengono un po' da tutta Italia, esperti di rifiuti, acqua e energia. Fare i conti con l'ambiente è il tema di questa edizione, quindi cercare di capire non soltanto l'ambiente come obbligo, ma anche come opportunità per le prossime generazioni, ma anche per le economie locali. Abbiamo sicuramente le conferenze, che sono 7, distribuite nei 3 giorni, sono un appuntamento di altissimo livello che sicuramente avrà l'interesse di tutti i cittadini di Ravenna. Abbiamo il ritorno di Philippe Daverio, giovedì 27, mercoledì 26, quindi il giorno prima, la conferenza di apertura, Raffaele Cantone, importantissimo magistrato anticorruzione, anticamorra, quindi sarà qui con noi per presentare il suo libro, tutte le sue iniziative. Nella giornata di venerdì, un'importantissima conferenza sulla gestione dei rifiuti, con la presenza di Super Quark di Lorenzo Pinna, braccio storico di Piero Angela. Quindi questi qua sono un po' i nomi principali, ma ci sono poi anche tantissimi altri esperti tecnico-scientifici che sono al top del settore. Avremo il presidente mondiale dell'ISVA, che è l'associazione che raggruppa tutte le aziende dei rifiuti al mondo, e sarà qui a Ravenna, proprio è stato designato pochi mesi fa, poche settimane fa, e sarà qui con noi a Ravenna. Torna anche Emergenze Creative. Qual è la novità di quest'anno? Quest'anno abbiamo deciso di abbandonare in un certo senso i classici tre temi della manifestazione, cioè rifiuti, acqua e energia, e abbiamo deciso di sviluppare un progetto che mettesse insieme due fattori fondamentali. Da una parte l'importanza della comunicazione. Tra l'altro questo è anche un fattore sul quale si basa tutta la manifestazione Ravenna 2012, e quindi il fattore dell'importanza del dialogo, della condivisione. Dall'altra parte, ovviamente, ritorna l'ambiente. Il progetto di quest'anno è un intervento artistico che sarà in Piazza del Popolo, sempre nei 3 giorni della manifestazione, 26, 27 e 28 settembre. Un intervento fatto da una coppia di artisti, coppia nell'arte e anche nella vita, Dragoni Russo. Artisti che vengono da Bologna, quindi ancora una volta ritorna il concetto di chilometro zero. Sono artisti che lavorano sul territorio da tanti anni, sono soprattutto artisti che lavorano su concetti quale la comunicazione, da quando hanno iniziato il loro percorso artistico. E quindi qualche anticipazione su, non so se si tratterà di una performance o di un'opera, cosa ci sarà in Piazza del Popolo? Ma secondo me quando si allestiscono le opere è sempre in un certo senso una performance, quindi tutti sono invitati nella giornata di allestimento, cioè il 25 settembre. L'opera poi sarà completa, diciamo così, anche se in realtà è completa unicamente quando le persone, i cittadini partecipano a questo intervento artistico, il 26, il 27 e 28. Tra l'altro il 26 settembre saranno presenti proprio gli artisti, quindi chiunque avesse domande o avesse curiosità particolari potrà chiedere direttamente a loro. Quindi comunque costante rispetto agli anni passati resta l'interazione tra cittadini e opera d'arte. Assolutamente arte pubblica, quindi non opere che devono semplicemente essere guardate, ma lavori site specific, quindi realizzati appositamente per questa manifestazione, in cui i cittadini hanno un ruolo fondamentale, così come gli artisti. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.